Beh, un saluto da questa magnifica regione. Oggi il tempo purtroppo non è stato molto clemente, abbiamo preso un po' di acqua. Comunque questa è una regione, le Dolomiti, Alta Badia, magnifica. Sette colli completamente bloccati, quindi nessun pericolo per i partecipanti, oltre 8.000 partecipanti. La mia probabilmente non ricordo esattamente, ma è sicuramente oltre la decima. Partecipazione che faccio, partecipo qui con entusiasmo e proprio perché siamo oltre 8.000, ci sono stati anche anni oltre 10.000 partecipanti, vengono da tantissimi paesi e penso che alla Svizzera, anche noi in Ticino, mancherebbe proprio una manifestazione dove abbiamo il coraggio di bloccare i passi per un giorno completamente per lasciarli a chi ama la strada, a chi ama la natura, i colli, come lo vediamo oggi. Questo è un esempio di turismo della mobilità lenta che proprio noi in Ticino e soprattutto in Svizzera manca, cioè il coraggio di bloccare per un giorno i passi completamente. Qui si corre in completa sicurezza, sono strade magnifiche. E sono giornate per la mobilità lenta, per il ciclismo e per il turismo soprattutto indimenticabili. Sta di fatto che l'Alta Badia punta in modo molto mirato su questo segmento turistico. Beh, la mia prestazione è relativa, io vengo qui perché sono un entusiasta e venire qua per me è un regalo della vita in questo ambiente naturale, in questo ambiente sportivo. Di amicizia soprattutto, di simpatia, si rilacciano. Oggi ho la partenza con Bugno e Indurain, con loro ho corso, quindi è stata già la partenza una gioia essere con loro. Io penso che fa bene l'Alta Badia puntare sempre su questa manifestazione, perché soprattutto non siamo ancora in alta stagione turistica, quindi è geniale quello che sta facendo l'Alta Badia in questo senso perché riempie gli alberghi per 3, 4, 5, 6 giorni con persone che vengono da tutto il mondo e che approfittano di questa natura, di queste strade magnifiche. Allenamento è passione. Io vado in bicicletta perché ho voglia di andare in bicicletta e quindi fin quando ho passione, fin quando ho voglia di andare in bicicletta, ci vado tutti i giorni, un'ora, 2 ore, dipende. Adesso sono pensionato un po' più di tempo, di modo che ho le premesse giuste per fare un buon allenamento. Il problema è che gli anni passano. Beh, Michail Costa, che è il patron della manifestazione, che è anche filosofo, mutazione, io penso naturalmente alle mutazioni climatiche che stiamo cercando che stiamo cercando, non dico di dominare, ma stiamo cercando di gestire. Purtroppo il Ticino in questi giorni è stato colpito duramente da questi cambiamenti climatici e penso che l'uomo, io sono fiducioso, penso che l'uomo può, è una questione però di lungo termine, però dobbiamo iniziare, siamo già in ritardo, dobbiamo iniziare veramente a credere nelle energie alternative. Ecco, questa per me è mutazione, è luce. Luce per me è Dio, luce è verità, luce è amore e probabilmente sarà questo il tema della prossima maratona delle Dolomiti.